sicuro in cui stare e in cui affrontare le prossime due ore insieme. Staremo qui nelle prossime due ore con questo sole che ci bacia, che ci scalda, che ci fa dire che è primavera e che oggi davvero cominci una nuova primavera per i diritti e per la giustizia. Sapete che il 21 marzo per Libera è un momento importante nel calendario perché è il giorno in cui il nostro impegno si rinnova, è un punto di partenza ma è anche un punto di arrivo, no? Ogni anno con questa giornata ci diamo degli obiettivi e poi da questa giornata ripartiamo con ulteriori obiettivi e impegni. E il 21 marzo è nato proprio qui, perché la prima edizione del 21 marzo è stata celebrata nel 1996, a pochi passi da qui, proprio nella piazza del Campidoglio. E nel 1996 c'era una donna, grazie alla quale questo lungo elenco che oggi leggiamo è stato via via composto e creato. Questa donna è Saveria Antiochia, la vogliamo ricordare, è stata tra le fondatrici di Libera ed è stata una donna preziosissima per l'impegno che ha messo proprio nel tessere questa rete tra i familiari, andando a cercare le storie, andando davvero a creare questa unione che noi oggi qui possiamo celebrare, che abbiamo celebrato ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, dove si è svolta l'assemblea dei familiari, a seguito della quale una veglia ecumenica di preghiera in suffragio delle loro anime. Quindi vogliamo ricordare Saveria Antiochia, che era la madre di Roberto Antiochia e che con il suo impegno ha messo mano per la prima volta alla lista di questi nomi che sono storie, che sono volti, una lista che purtroppo va di anno in anno allungandosi e ne parleremo tra poco perché noi quest'oggi leggeremo un lungo elenco di oltre 1000 nomi. Vi chiediamo durante la lettura di osservare il massimo silenzio, di restare concentrati perché questa giornata è primariamente una giornata che riparte dai nomi di queste vittime e a partire da questi nomi cerca di rinnovare l'impegno di tutta la rete antimafia, perché lo voglio ricordare, Libera non è un'associazione, Libera è un'associazione di associazioni, quindi qui oggi ci sono tantissime sigle rappresentate e le persone che vedrete che si alterneranno qui sul palco per leggere i nomi sono persone che rappresentano queste realtà, quindi sono persone che nel quotidiano attraverso le loro associazioni, attraverso il loro impegno sociale fanno Libera, perché Libera non è una, ma Libera è un impegno collettivo generato in quel 1995 e che da allora sta generando sempre ulteriori frutti. Vedo che il corteo sta in maniera corposa scendendo le scalinate, quindi questa piazza va riempiendosi e sarebbe meglio che l'area da questa parte, quindi a sinistra del palco, fosse più riempita, perché naturalmente scendendo a destra tutti si incanalano a destra, ma in realtà abbiamo una parte a sinistra che può essere agilmente riempita e utilizzata a favore di tutti i partecipanti. La Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno è promossa insieme alla Rete di Avviso Pubblico, che è la rete degli enti locali per la formazione civile contro le mafie. Questa rete è ben rappresentata oggi, ci sono tanti enti municipali, regioni che sono qui con noi oggi, che ieri hanno svolto proprio a Roma la loro assemblea nazionale per poter essere poi oggi in piazza. Chiediamo ai gonfaloni che stanno entrando in piazza o che sono già in piazza di porsi da questo lato, quindi guardando il palco alla destra del palco, quindi lato ANPAS, i gonfaloni per cortesia li portiamo di là così cerchiamo di generare una visuale migliore per tutti. E quindi mentre il corteo entra in piazza e tra poco leggeremo l'elenco dei nomi, cominciamo a raccontare chi ha contribuito per la realizzazione di questa giornata. Come dicevo, Libera è una rete, quindi anche l'organizzazione di questa giornata è stata un'organizzazione davvero molto collettiva, no? Tante realtà ci hanno messo del loro in tante forme diverse. Innanzitutto è importante sottolineare che anche quest'anno la giornata si fregia dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica,
Repubblica, e quindi vogliamo ringraziare il Presidente Mattarella per il messaggio inviato, per la sua costante vicinanza a questa giornata. Qualche anno fa è stato anche con noi quando la giornata si è celebrata nel 2017 nella piana di Gioia Tauro a Locri, e lui è stato proprio presente in quella giornata. Quindi innanzitutto partiamo dalla Presidenza della Repubblica, che non ci fa mai mancare la sua vicinanza e il costante calore verso questa giornata, anche perché nel frattempo siamo partiti nel 1996 con Saverio Antiochia a pochi passi da qui al Campidoglio, ma nel frattempo tanta strada è stata fatta, tanto che la giornata nel 2017 è stata riconosciuta legge dello Stato. Quindi mentre noi siamo qui oggi a celebrare con questa manifestazione la 29esima edizione della giornata, sappiamo che in realtà ovunque si sta celebrando questa giornata, perché da quando è legge dello Stato c'è stata un'enorme presa in carico della realizzazione di iniziative territoriali, di iniziative all'interno delle scuole, teatri, parrocchie, fabbriche, luoghi di lavoro, enti locali. Quindi c'è davvero oggi un grandissimo fiorire di iniziative ovunque in Italia, ma voglio fin da subito ricordare anche le iniziative che ci sono all'estero, perché Libera non è più soltanto in Italia. Libera promuove tre reti internazionali: una rete europea che si chiama Chance, una rete in Africa che si chiama Plus Place e una rete in America Latina che si chiama Alas. Bene, questa rete di associazioni che in Africa, nelle Afriche, in America Latina e in Europa conta tante realtà sociali che si occupano di tutela dei diritti e di giustizia sociale, oggi celebrano a loro modo, in modi molto diversi tra di loro, questa giornata. E quindi voglio ricordare come oggi in Africa, in Nigeria, Mozambico e Kenya si stia celebrando il 21 marzo, così come anche in America Latina, in Messico e Colombia oggi è il 21 marzo e si celebra la giornata. E in Europa, in Albania, Francia, Malta, Germania, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Austria, Danimarca, sono tanti i paesi dell'Unione Europea, dell'Europa, non solo dell'Unione Europea, nei quali il messaggio di Libera e la rete di Libera porta avanti delle azioni, dei progetti, davvero anche cogliendo quelle che sono le specificità di ogni territorio, e che ha realizzato per il 21 marzo delle iniziative specifiche. E questa presenza internazionale è visibile anche qui in piazza, perché abbiamo con noi anche dei familiari di vittime che arrivano da lontano, abbiamo dei familiari che arrivano dal Messico, abbiamo dei familiari che arrivano dal Congo, dei familiari che arrivano dall'Argentina e dei familiari che arrivano dall'Albania. Quindi la presenza internazionale delle mafie ha generato un desiderio di una presenza internazionale anche delle reti antimafie. Libera si sta facendo promotrice di queste reti internazionali, portando proprio l'idea dell'importanza di questa memoria, a partire dalla quale si può davvero generare un nuovo impegno. La piazza si sta riempendo, ci sono bandiere, persone un po' ovunque, quindi andiamo via via accorciando il corteo, che però è ancora su Via Labicana, quindi ha ancora un pezzo di strada da fare, e quindi ne approfitto per ringraziare i tanti soggetti che in qualche modo ci hanno aiutato a realizzare questa giornata. Dal punto di vista istituzionale siamo partiti dal Quirinale, quindi dall'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Voglio ricordare che la giornata è stata accompagnata anche da due note informative del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ministro Valditara ha anche scritto una lettera a Don Luigi, scusandosi per non poter essere qui oggi, ma desiderando rappresentare il suo calore verso questa giornata, e anche del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Rispetto al Ministero dell'Università e della Ricerca, voglio evidenziare che c'è stato quest'anno uno sforzo tutto particolare di questo territorio, perché nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, sono state davvero tantissime le iniziative organizzate all'interno delle università. E la giornata è stata accompagnata dalla condivisione, dall'adesione della conferenza dei rettori del Lazio, quindi la CRUL. Ecco, intanto salutiamo i familiari che stanno entrando in piazza dopo un lungo corteo. Io chiedo a chi è qui davanti di prendere posto, tranne quelli che devono leggere per primi. Gli altri, per favore, prendete posto. La manifestazione è iniziata, le chiacchiere le possiamo recuperare a fine iniziativa. Cerchiamo davvero di restare insieme, concentrati in questo momento, soprattutto di abbracciare queste centinaia di persone che stanno in questo momento entrando in piazza, che sono arrivate ieri a Roma, che ripartiranno, che fanno degli enormi sacrifici ogni anno per partecipare a questa giornata, mettendosi in viaggio da posti anche lontani. La nostra Italia è molto lunga e non sempre ben collegata, quindi anche i viaggi non sono sempre così agevoli. Ci sono persone che hanno celebrato questa giornata fin dalla prima edizione, perché i loro cari sono stati uccisi prima di quel 1996 e hanno incontrato Libera in quel 1995. Quindi ci sono persone che davvero da 29 anni sono in piazza il 21 marzo, ma dobbiamo ricordare anche quelli che ci hanno accompagnato per tanti anni e che quest'anno non hanno potuto essere qui con noi. Per cui è una rete questa che si sviluppa, che gemma, che porta anche le nuove generazioni delle famiglie in cui ci sono le vittime innocenti a essere in piazza e quindi a generare una corresponsabilità intergenerazionale all'interno delle famiglie. E oltre al MIM e al MUR, che dicevo prima appunto hanno accompagnato con una nota questa giornata, voglio ricordare l'Unione Europea, che anche insomma ci è vicina, con la quale sviluppiamo dei progetti, e l'ANCI Lazio, quindi l'Unione dei Comuni del Lazio, che ci è stata molto vicina e che ha patrocinato l'iniziativa. Poi sono tante le realtà private che in forme diverse hanno dato il loro contributo, quindi vogliamo ricordarle tutte. Sicuramente il gruppo Banca Etica, che da sempre ci è vicino, che quest'anno festeggia i 25 anni di vita, quindi sono sicuramente giornate molto, molto importanti. Poi c'è la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, così come c'è la Fondazione Banca Popolare di Milano, la Fondazione Unipolis, la Fondazione Con il Sud, la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, la Fondazione Carivit, Asilo Savoia, la CGL, la CIA, la COP, l'AUSER, il CSV del Lazio, la IMA, Tecnomat, Ponti, la Novamont, Lauretana. Vogliamo ringraziare anche Trenitalia, che ci ha consentito di avere una scontistica per coloro che dovevano raggiungere Roma e quindi ci ha aiutato, ha favorito la partecipazione in questo modo. Così come dobbiamo ringraziare davvero la RAI, che ci ha accompagnato negli scorsi giorni con una programmazione straordinaria, nella quale si è potuto parlare di 21 marzo, si è parlato di memoria e di impegno, così come non vi sfuggirà che oggi la RAI sta narrando e sta raccontando questa giornata con una diretta, con alcuni collegamenti anche già da questa mattina. Quindi davvero vogliamo ringraziare la RAI per la vicinanza e la capacità, insomma, di esserci accanto ogni anno. Rispetto all'adesione delle università, qui sul territorio hanno aderito l'Università La Sapienza, l'Università Roma III, l'Università di Tor Vergata, la LUMSA, la LUI, tutto appunto grazie anche alla spinta della CRUL, che ha dato il suo patrocinio, quindi la Conferenza dei Rettori del Lazio, e ci ha aiutato a azionare insomma tutto un meccanismo di coinvolgimento degli studenti. Ma su questo stesso palco, non più di 4 giorni fa, eravamo come Libera a presentare la giornata nell'ambito della Maratona di Roma, perché la scorsa domenica si è corsa la Maratona di Roma e Libera è stata ospitata dall'ente che organizza la Maratona di Roma. Abbiamo anche corso con un gruppo, un altro gruppo ha fatto la stracittadina, ci siamo stati perché
come ogni anno Libera organizza delle iniziative di sport che portano avanti la memoria delle vittime, proprio secondo lo slogan che lo sport non vi dimentica. Quindi tante iniziative, tra le quali la più importante, che proprio in questa piazza ha avuto termine la scorsa settimana, dico, c'è chi cerca l'ombra sotto i pini, tutto a destra, è una speranza vana, lo dico a chi è a sinistra, perché tanto tra poco anche quel poco d'ombra svanirà, ma siamo contenti perché è un modo per accogliere con calore la nostra giornata. Adesso io passerei la parola, mi guardo attorno per vedere se ci siamo, passerei la parola a Roberto Montà. Vi chiedo davvero, spero per l'ultima volta, chi può si sieda, la manifestazione è iniziata, per favore ascoltiamoci. La manifestazione è iniziata, tra pochi minuti comincia la lettura dei nomi delle vittime ed è bene che questa lettura sia accompagnata da un silenzio ricco di concentrazione, ricco di vicinanza verso le persone che sono qui e verso anche i tanti familiari che non sono qui ma che sanno che in questo momento i loro cari vengono ricordati con nome e cognome. Quindi ripeto, prendete posto, se potete rimandate a dopo le chiacchiere. Io ne approfitto per chiedere a Roberto Montà di raggiungermi qui sul palco. Roberto Montà è il presidente di Avviso Pubblico. Come dicevo poco fa, Avviso Pubblico è un'associazione nata con Libera, poco dopo Libera, e mette proprio insieme gli enti locali per la formazione civile contro le mafie. Abbiamo qui una rappresentanza che è visibile agli occhi di tutti attraverso i gonfaloni, ma Avviso Pubblico sicuramente, insomma, porta avanti molte altre iniziative nell'arco dell'anno, spesso anche in collaborazione con Libera. Quindi lascio la parola a Roberto Montà per un intervento. Bene, buongiorno a tutti, un saluto a nome della rete di Avviso Pubblico, delle amministratrici e degli amministratori presenti qui oggi. La prima cosa che ci corre l'obbligo di fare è rivolgere un saluto affettuoso ai familiari delle vittime innocenti di mafia. La nostra associazione porta con sé da 28 anni il vostro dolore, la vostra sofferenza, ma anche la vostra testimonianza e soprattutto il vostro impegno e il desiderio di verità e giustizia che ci accomuna da 28 anni. Oggi qui a breve inizieremo a leggere i nomi delle vittime innocenti, ma lo stanno facendo nei nostri comuni, nelle nostre piazze, lo abbiamo fatto in questi giorni e lo abbiamo fatto col desiderio di ricordare ciascuno di loro, di riconoscere loro uguale dignità e memoria. Noi consideriamo quest'atto importante come una preghiera civile che rivolgiamo innanzitutto alla nostra coscienza e soprattutto alla coscienza di chi ha delle responsabilità politiche e istituzionali e che è chiamato a svolgerle con la disciplina e l'onore che la Costituzione richiede. Dobbiamo dire basta ai silenzi che diventano sempre più omertà, basta alla convivenza che diventa connivenza, basta alle scorciatoie che sono purtroppo un modo in cui molto spesso ciascuno interpreta la propria vita e che va a danno dei più deboli e dei più fragili. La nostra libertà, la libertà nel nostro paese, nelle nostre comunità, la libertà in ambito economico e la tutela dei nostri diritti passano dal comune impegno che ogni giorno, non solo oggi, ciascuno di noi deve mettere in campo contro mafia e corruzione. La criminalità organizzata si combatte con la legalità organizzata che va praticata e vissuta da tutti, ciascuno in relazione alle proprie responsabilità, e le hanno anche i cittadini insieme agli amministratori. Noi abbiamo bisogno di una politica credibile che deve prendersi degli impegni concreti, ma la politica credibile ha bisogno di una legittimazione popolare. Per favore, andiamo a votare. Votano il 50% dei comuni, votano le regioni, votano per le elezioni dei parlamentari europei. Abbiamo bisogno di legittimazione e di vicinanza a chi rappresenta le istituzioni, ricordando che ogni giorno un amministratore è oggetto di atti di intimidazione nel nostro paese. E allora, per rafforzare la credibilità di chi ci mette la faccia, ma anche per consentire ai cittadini di distinguere, di non confondere, perché non sono tutti uguali,
abbiamo condiviso con Libera, ringrazio Don Luigi, ringrazio Libera, un appello importante che è rivolto a tutti coloro i quali hanno deciso, stanno decidendo di candidarsi e di metterci la faccia, perché noi dobbiamo aiutare chi vuole rifiutare consensi facili e chi si vuole prendere degli impegni concreti, ma abbiamo bisogno che i cittadini e le associazioni siano al nostro fianco a controllare e verificare che quelle non siano parole al vento. Un appello che ha una premessa di fondo: noi oggi ci stiamo occupando di mafia e corruzione, che sono una minaccia reale e concreta per la nostra democrazia e per l'economia legale del nostro paese. Un appello che chiede a chi si candida di parlarne nelle campagne elettorali, di non parlare del paese del libro dei sogni, ma di un paese che ha 192 miliardi di economia sommersa, che vuol dire affari per le mafie e per i disonesti, che vuol dire meno servizi per i cittadini onesti. Un appello che chiede ai candidati di avere i comportamenti degni della nostra bellissima Costituzione repubblicana, che vuol dire ad esempio una cosa banale: non aver paura di raccontare come si finanziano le campagne elettorali e dove si prendono i soldi e chi li dà. Un appello che chiede a chi si vuole impegnare nelle istituzioni di autoregolamentarsi. L'etica viene prima delle leggi, la responsabilità e la tutela delle dignità delle istituzioni viene prima dell'intervento della magistratura, se lo devono ricordare tutti quelli che si candidano. È un appello che prova a chiedere di investire nell'educazione, nella sensibilizzazione, nella formazione, per dare strumenti ai nostri giovani, per far sì che ci evolviamo nel leggere e nel conoscere le mafie di oggi, che fanno affari e utilizzano sempre meno la violenza come strumento per radicarsi. Un appello che considera i beni confiscati come una risorsa e non come un problema, dove bisogna investire, a incominciare dallo Stato, ma insieme a regioni ed enti locali, per rispettare la memoria delle vittime innocenti e per dimostrare che le istituzioni e la democrazia sono più forti. Un appello che considera l'Europa una casa comune e non un bancomat a cui rivolgersi per prendere del denaro, dove tutti insieme, istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, associazioni, organizzazioni della società civile, cittadini, siamo impegnati per fare cosa? Per riprenderci la libertà e i diritti, ma permettetemi di dire anche i sogni e la bellezza che la violenza mafiosa e la forza economica delle mafie sottraggono a ciascuno di noi. E questo vuol dire meno risorse per le persone oneste, vuol dire non avere la possibilità di garantire sanità e welfare, vuol dire non avere la possibilità di garantire un'istruzione adeguata ai nostri giovani. Buon 21 marzo e che sia veramente di libertà e giustizia. Grazie Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico. Io vi chiedo la massima attenzione, per favore, vi chiedo silenzio. Lo so che siamo abituati a scene nelle quali anche nelle arene del nostro Parlamento, quando uno parla gli altri non ascoltano. Questa piazza non funziona così. Questa piazza siamo per ascoltare. Quindi vi chiedo davvero concentrazione e silenzio, e chiedo soprattutto agli accompagnatori delle persone che sono qui in veste istituzionale di lasciare il posto ai familiari che non hanno posto, perché nel frattempo ci sono stati molti posti occupati e ci sono dei familiari che sono in piedi. Quindi chiedo davvero un'attenzione da questo punto di vista, silenzio, stiamo per cominciare la lettura. E cerchiamo di restare concentrati, anche se è una bella giornata, siamo all'aperto e il sole ci bacia. Il secondo intervento, prima di cominciare la lettura, lo dedichiamo ad una storia, ma lo dedichiamo più complessivamente a quello che per Libera è fare memoria. Lo abbiamo fatto ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, lo facciamo questa mattina ascoltando la voce di un familiare. In particolare ascolteremo la voce di Ilaria Ioculano, che è la figlia di Luigi Ioculano, detto Gigi, medico nato a Seminara in Calabria nel 1941, un grande animatore, una persona che ha avuto un grande ruolo civico nel suo territorio. Da medico si è occupato di tantissime questioni che proprio riguardavano la sua Gioia Tauro, la città nella quale viveva. Quindi ha lavorato sull'ospedale rispetto all'efficienza di quello spazio, si è impegnato civicamente anche
anche sulla battaglia relativa alla costruzione del termovalorizzatore, tutte battaglie che lui portava avanti civicamente anche grazie ad un'associazione che aveva fondato che si chiamava Agorà e che proprio cercava di stimolare la partecipazione delle persone. Come ci diceva prima Roberto Montà, abbiamo un grave problema di astensionismo nel nostro paese, abbiamo un problema legato alla partecipazione delle persone per il bene comune, quindi il lavoro, l'impegno che il dottor Ioculano metteva per il proprio territorio era volto ad attivare le persone, a coinvolgerle nello stimolo della tutela del loro territorio. È stato ucciso, gli hanno sparato proprio nel posto in cui lui viveva e in cui aveva lo studio medico il 25 di settembre del 1998. Qui in piazza con noi ci sono Ilaria, alla quale lascio la parola, e Simona, le sue due figlie, che ringraziamo per essere qui presenti. Prego Ilaria. Grazie. Anzitutto vi do il benvenuto anche da parte di noi familiari alla 29esima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie. E prima di tutto voglio ringraziare i tanti ragazzi scout che sono accanto a noi, che ci sono sempre, che ci accompagnano sempre in questa lunga battaglia e che rappresentano sicuramente la parte buona del nostro paese. Questa giornata, come tutte quelle che l'hanno preceduta e come quelle che seguiranno, è per noi familiari un percorso di memoria, un percorso di impegno e un percorso di dolore. Rileggere i loro nomi e ripercorrere le loro storie vuol dire ripercorrere quel solco infinito di vuoto e di disperazione tracciato da chi con la violenza li ha barbaramente strappati alla vita e al futuro, sottraendoli ai loro affetti, sottraendo a noi un genitore, un figlio, un fratello, negando loro la possibilità di vedere crescere i loro figli o nipoti e ai nipoti di conoscere i loro nonni. Vite rese monche dalla violenza criminale, con l'aggravante spesso della complicità dei silenzi di chi intorno vede e sente, ma si gira dall'altra parte, si tappa le orecchie e si cuce la bocca. Inviterei, scusatemi, chi è in piedi a chiacchierare, a sedersi a ascoltare. Non è facile per noi testimoniare, abbiate rispetto. Vite strappate più volte dalla violenza animale prima, dall'indifferenza di chi sa dopo e infine dall'assenza di verità e giustizia. Quella giustizia che tutti noi ci attenderemmo come doveroso tributo nei confronti di chi ha speso la propria vita per le battaglie di civiltà e di giustizia. E non parlo semplicemente dei tanti nomi noti di magistrati appartenenti alle forze dell'ordine, a cui va sicuramente la nostra ammirazione, ma anche e soprattutto di quelle persone che nel silenzio stampa dei giornali e della memoria generale hanno fatto la vera antimafia sociale. Andate a leggere le troppe storie dei tanti Luigi Ioculano, uomini liberi, e scoprirete che ognuno di voi, ognuno di noi può fare la differenza. Ognuno di voi può fare paura alle mafie, ognuno di noi e di voi può fare la vera antimafia sociale. Perché, come diceva Luigi, per gli amici Gigi, in arte medico, ma prima di tutto uomo, cittadino, libero, uomo vero, l'importante è non desistere nell'interesse superiore della nostra città e del nostro paese, aggiungo. E ancora, abbiamo assoluto bisogno di regole, sentiamo inderogabile la necessità dell'affermazione delle regole, siamo fortemente bisognosi di normalità, avvertiamo ardente il bisogno di trovarci tra cittadini che si possano sentire orgogliosi di essere tali, ricchi di senso civico e di senso di appartenenza. Ognuno di noi dunque faccia la propria parte, non possiamo affidarci solo alle istituzioni, perché le istituzioni, a volte pigre e indolenti, sono fatte di uomini che possono commettere errori, più o meno consapevolmente. Basta demandare agli altri i compiti e le responsabilità. Ognuno di noi nel proprio piccolo è chiamato a fare la sua parte, a combattere le battaglie di civiltà con coraggio,
mai cedendo a facili compromessi, mai chinando la testa dinanzi al potere mafioso o al fascino della corruzione, ma andando avanti con dignità e a testa alta, senza mai doversi vergognare. Solo così potremo onorare quel debito di memoria nei confronti di chi ha perso la vita per noi e pretendere a gran voce che le istituzioni non ci abbandonino, perché se oltre 1.080 sono i nomi conosciuti delle vittime, sconosciuti, ahimè, nel 80% dei casi sono i nomi dei loro carnefici. Mi chiedo, ma com'è possibile? E soprattutto, come può un paese normale che vuole definirsi civile sopportare un debito di giustizia così pesante? Noi dunque onoriamo il debito di memoria, ma pretendiamo a gran voce che le pigre istituzioni onorino il loro debito di verità e di giustizia. Solo pochi giorni fa, non lontano da qui, in un posto meraviglioso, noi familiari di Roma abbiamo reso omaggio alle tante vittime innocenti di mafia i cui nomi sono incisi su una lapide all'ingresso di Villa Oslo, quella che è chiamata la casa del jazz. Non lontano da qui esiste un luogo, un meraviglioso parco, la cui storia è significativa e vi invito ad ascoltarla perché non tutti la conoscono. È stato per anni la villa del boss della banda della Magliana, prima ancora però era un parco. Il fulcro del potere decisionale della mafia Roma, che grazie alla legge sulla confisca dei beni criminali è stato destinato ad uso sociale, riconvertendosi in un polo musicale che diffonde musica e cultura, al cui ingresso ci accoglie tutti, ricordando quanto la cultura, l'impegno sociale, le battaglie per l'affermazione dei diritti, la ricerca della verità e della giustizia, fondamentali in una società civile, costituiscano una minaccia per il potere mafioso, al posto da uccidere chi li persegue. Credo che sia uno degli esempi più belli e suggestivi di come dal marciume, dal cancro mafioso, possa nascere qualcosa di buono, in grado di dare a tutti una prospettiva di trasformazione e di rinascita. E spero fermamente che con l'aiuto dell'amministrazione comunale presente quel giorno, presente anche qui oggi, proprio insieme a noi, quel luogo e quell'ingresso venga ulteriormente valorizzato, diventando magari un polo museale di percorso dalla cultura mafiosa alla cultura della legalità, dalla mafiosità alla civiltà. Chiudo con un ultimo invito, un invito ai giovani che sono la nostra speranza. Prendetevi cura della memoria dei nostri martiri, i loro ideali siano i vostri pensieri. Veicolateli con la vostra voce, combattete le loro battaglie con le vostre azioni, fateli camminare con le vostre gambe, fateli il punto di partenza per un futuro diverso. Grazie. Grazie a te Ilaria, grazie anche a tua sorella Simona per queste parole davvero ricche, e in queste parole ci hai ricordato che bisogna cercarle queste storie, perché la storia di Gigi, di tuo padre, è tante storie. Allora, per ricordare queste storie, vi ricordo che Libera ha dato vita ad un portale che si chiama Vivi, in cui queste storie le stiamo collezionando una ad una e in cui quest'anno abbiamo anche inserito nuovi nomi che oggi leggeremo tra poco qui sul palco, quindi vi invito davvero a consultarlo e anche a contribuire alla sua crescita. Ora lasciamo lo spazio alla lettura, al silenzio, un silenzio rotto dalla musica del Conservatorio Santa Cecilia, che è tra i partner di questa iniziativa, che davvero ringraziamo con tutto il cuore. In particolare ringraziamo il direttore, maestro Franco Antonio Mirenzi, e qui con noi i quattro studenti che per tutto il tempo di questi oltre 1.000 nomi suoneranno un canone di Pachelbel arricchito, reinterpretato da voi. E voglio dire, i vostri nomi sono Alessandro Giuliante, Francesco Papa, Toki Takashi e Fiorenzo Santoboni. Grazie per il vostro studio, per quella cultura che anche nell'intervento di Ilaria veniva richiamata come possibilità di sviluppo contro il sopruso delle mafie. Ora il via a questa lettura solenne. Buongiorno, Roma vi abbraccia, abbraccia i familiari delle vittime innocenti della mafia.
Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Anna Nocera, Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Salvatore Di Stefano, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Gio Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara, Costantino Stella, Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Nicolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce Di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel, Stefano Caronia, Calogero Faldetta, Carmelo Minardi, Salvatore Varsalona, Giuseppe Zaffuto, Castrenze Ferreri, Salvatore Mineo, Gaetano Circo, Piero Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuderi, Carmelo Lobrutto, Biagio Pistone, Antonino Ciolino, Antonio Mancino, Andrea Raia, Calogero Comaianni, Filippo Scimone, Calcedonio Catalano, Agostino D'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele Di Miceli, Mario Paoletti, Rosario Pagano, Giuseppe Puntarello, Giuseppe Scalia, Giorgio Comparetto, Angela Talluto, Raffaele Miceli, Liborio Anzalone, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinquepalmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Filippo Forno, Giuseppe Pullara, Nicolò Azzoti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscone, Pietro Loria, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Giovanni Labrocca, Vincenzo Amenduni, Vittorio Levico, Giuditta Levato, Accursio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clesceri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza, Castrenze in Travaglia, Vincenza La Fata, Serafino Lascari, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Michelangelo Salvia, Giuseppe Casarubea,
Vincenzo Lo Iacono, Giuseppe Magnaci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Geronazzo, Leonardo Salvia, Epifanio Lipuma, Placido Rizzotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangialosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Taschier, Vita Dorangricchia, Vincenzo Campo Ingrao, Carlo Guarino, Vito Guarino, Francesco Gulino, Caldeloro Catanese, Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini, Pasquale Marcone, Armando Loddo, Sergio Mancini, Carlo Antonio Cubusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Aloe, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Butifar, Leonardo Renda, Antonio Sanginiti, Provvidenza Greco, Domenica Zucco, Filippo Intili, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnuolo, Vincenzo Leto, Pasquale Almerico, Antonino Pollari, Vincenzo Di Salvo, Vincenzo Savoca, Giovanni Russo, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Buongiorno, Antonino Giannola, Paolino Riccobono, Enrico Mattei, Giacinto Puleo, Giovanni Marchese, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altamare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Cosimo Gioffrè, Carmelo Battaglia, Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Caciccia, Rosa Fazzari, Andrea Cangemi, Nicolina Mazzocchio, Letizia Palumbo, Adriana Vassalla, Annalise Bort, Angelo Casile, Franco Scordo, Gianni Aricò, Luigi Lo Celso, Pietro Scaglione, Antonio Lo Russo, Vincenzo Riccardelli, Antonella Valenti, Ninfa Marchese, Virginia Marchese, Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, Alberto Calascione, Maria Giovanni, Giovanna Elia, Salvatore Feudale, Angelo Sorino, Emanuele Riboli, Nicola Ruffo, Giuseppe Bruno, Calogero Monreale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferlaino, Domenico Facchineri, Michele Facchineri, Tullio De Micheli, Giuseppina Utano, Cristina Mazzotti, Angelo Calabrò, Alfredo Manzoni, Giovanni Pomponio, Luisa Fantasia, Mario Cerrito, Luigi Ciaburro, Gerardo D'Arminio, Giuseppe Moscarelli, Caterina Liberti,
Salvatore Falcetta. Carmine Apuzzo. Salvatore Longo. Salvatore Buscemi. Francesco Vinci. Alberto Capua. Vincenzo Ranieri. Vincenzo Macri. Francesco Paolo Chiaramonte. Mario Ceschina. Rocco Corica. Pier Antonio Castelnuovo. Agostino Iaiello. Rocco Gatto. Stefano Condello. Vincenzo Caruso. Pasquale Polverino. Giuseppe Russo. Filippo Costa. Attilio Bonincontro. Donald Mackay. Mariangela Passiatore. Adriano Ruscalla. Michele Germanò. Ugo Triolo. Peppino Impastato. Antonio Esposito Ferraioli. Salvatore Castelbuono. Gaetano Longo. Paolo Giorgetti. Pasquale Cappuccio. Fortunato Furore. Augusto Rancilio. Pasqualino Perri. Mario Scuderi. Alfonso Sgroi. Filadelfo Aparo. Mario Francese. Michele Reina. Giorgio Ambrosoli. Giorgio Boris Giuliano. Calogero Di Bona. Cesare Terranova. Lenin Mancuso. Giovanni Bellissima. Salvatore Bologna. Domenico Marra. Vincenzo Russo. Antonino Tripodo. Rocco Giuseppe Barillà. Carmelo Di Giorgio. Primo Berdoncini. Baldassarre Nastasi. Orlando Legname. Gioacchino Rubino. Piersanti Mattarella. Giuseppe Valerioti. Emanuele Basile. Giannino Losardo. Pietro Cerulli. Gaetano Costa. Carmelo Ianni. Domenico Beneventano. Marcello Torre. Vincenzo Abate. Giuseppe Giovinazzo. Ciro Rossetti. Filomena Morlando. Bruno Vinci. Graziella De Palo. Italo Toni. Antonio Colistra. Adelmo Fossati. Silvio De Francesco. Giuseppe Gullì. Tammaro Cirillo. Pompea Argentiero. Lucia Altavilla. Donata Lombardi. Vito Ievolella. Sebastiano Bosio. Leopoldo Gassani. Giuseppe Grimaldi. Vincenzo Mulè. Domenico Francavilla. Mariano Virone. Giuseppe Salvia. Mariano Mellone. Rosella Casini. Giuseppe Cuttitta. Michele Borriello. Francesca Moccia. Lorenzo Crosetto. Pier Michel. Onofrio Valvola. Angelo Di Bartolo. Annunziata Pesce. Lucio Ferrami. Caterina Ciavarrella. Luigi D'Alessio. Rosa Visone. Nicolò Piombino. Antonio Salzano. Pio La Torre. Rosario Di Salvo. Gennaro Musella. Giuseppe Lala. Domenico Vecchio. Antonio Valenti. Rodolfo Buscemi. Matteo Rizzuto. Silvano Franzolin. Luigi Di Barca. Salvatore Raiti. Giuseppe Di Lavore. Antonino Burrafato. Salvatore Nuvoletta. Antonio Ammaturo. Pasquale Paola. Paolo Giaccone. Vincenzo Spinelli. Carlo Alberto Dalla Chiesa. Emanuela Setti Carraro. Domenico Russo. Calogero Zucchetto. Carmelo Cerruto. Simonetta Lamberti. Giuliano Pennacchio. Andrea Mormile. Luigi Caffiero.
Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Anna Maria Esposito, Antonio De Rosa, Elio De Mella, Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Giovanni Gambino, Francesco Borrelli, Alfredo Agosta, Francesco Panzera, Vincenzo Enea, Giovanni Canturi, Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Maria Maesano, Pompeo Panaro, Bortolo Pesce, Attilio Pesce, Filippo Scotti, Luigi Gravina, Mario Dodaro, Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino, Armando Clausino, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Pasquale Mandato, Salvatore Pollara, Mario D'Aleo, Giuseppe Bonmarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi, Sebastiano Alongi, Francesco Imposimato, Domenico Celiento, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunitto, Salvatore Zangara, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo, Luigi Cangiano, Lia Pipitone, Simone Di Trapani, Giuseppe Bertolami, Domenico Cannatà, Serafino Trifarò, Francesco Pugliese, Pippo Fava, Renato Fonte, Crescenzo Castillo, Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerreto. Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica Tagliatela, Abramo Vastarella, Pier Francesco Leoni, Susanna Cavalli, Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Giovanni Calabrò, Michele Brescia, Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi, Salvatore Mele, Bruno Adami, Giuseppe Agatino Cannavò, Paolo Signorino, Agostino Mastro di Casa, Adriano Della Corte, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglialatela, Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montana, Antonino Cassarà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone, Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Giuseppe Macheda, Mario Diana, Marco Padovani, Gianluca Canonico, Domenico De Maio, Angelo Biscardi, Giuseppe Lomoro, Giovanni Lomoro, Paolo Bottone, Giuseppe Pillari, Filippo Gebbia, Salvatore Monreale, Francesco Alfano, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno, Claudio Domino, Filippo Salsone, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenica De Girolamo, Luigi Staiano, Mario Ferrillo, Salvatore Ledda, Giovanni Garcea, Sebastiano Morabito, Nino Duva, Luigi Ayavolasit, Francesco Guadalupi, Francesco Paolo Semilia, Gregorio Fenghi, Domenico Attianese,
Giuseppe Recchichi, Rosario Iosia, Giuseppe Cutruneo, Rosario Montalto, Antonio Civinini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Aniello Giordano, Giovanni Mileto, Antonino Scirtò, Paolo Svezia, Paolo Ficarà, Roberto Rizzi, Amedeo Damiano, Giovanni Selis, Domenico Zappia, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Natale Mundo, Donato Boscia, Grazia Scimè, Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girolamo Marino, Giulio Capilli, Pietro Ragno, Abed Mariani, Raffaele Antonio Tallarico, Michele Virga, Giuseppe Mascolo, Francesco Salsano, Gianfranco Trezzi, Domenico Carabetta, Walter Briatore, Roberta Lanzino, Francesco Crisopulli, Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone, Nicola D'Antrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonino Agostino, Ida Castelluccio, Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi, Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tizian, Jesse e San Maslo, Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Piromalli, Claudio Volpicelli, Andrea Coltellezzi, Antonio Donufrio, Vincenzo Medici, Provvidenza Buonasera, Bruno Clobiaco, Giuseppe Tallarita, Nicola Gioitta Iachino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragna, Giovanni Bonsignore, Antonino Marino, Rosario Livatino, Alessandro Rovetta, Francesco Vecchio, Andrea Bonforte, Giovanni Tre Croci, Saverio Purita, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caruso, Nunzio Pandolfo, Arturo Caputo, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Andrea Savoca, Domenico Randon, Giovanna Sandra Stranieri, Antonio Scoppelliti, Libero Grassi, Fabio De Pandi, Giuseppe Agliotto, Antonio Rampino, Silvana Foglietta, Salvatore D'Addario, Renato Lio, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siracusa, Alberto Varone, Vincenzo Salvatori, Serafino Ogliastro,
Giuseppe Grimaldi, Giovanni Grimaldi. Salvatore Tieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti, Nunziante Scibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdu, Gaspere Palmieri, Ignazio Aloisi, Onofrio Addesi, Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Malgeri, Antonino Ludovico Bruno, Cirino Catalano, Michele Cianci, Domenico Bruno, Giovanni Cento, Filippo Parisi, Cosima Valente, Domenica Abruzzese, Francesco Paolo Pipitone, Antonio Raia, Giuseppe Napolitano, Giuseppe Leone, Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Antonio Russo, Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo, Giuliano Guazzelli, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catarano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora, Luigi Sapio, Egido Campanello, Pasquale Di Lorenzo, Giovanni Panunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Antonio Tamborino, Mauro Maniglio, Raffaele Vitiello, Manuele Saunà, Giovanni Lizio, Antonio Di Bona, Nicola Palumbo, Giovanni Carnicella, Antonio Muto, Pasquale Ariella, Pasquale Pagano, Paolo Coviello, Vincenzo Costa, Stefano Cerani, Matteo Toffanini, Ennio Petrosino, Rosa Franchis, Francesco Salvo, Elisa Valenti, Antonio Lippietto, Salvatore Vaccaro Notte, Antonio Sottile, Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotto, Francesco Scerbo, Giuseppe Grandolfo, Domenico Gullaci, Maria Colangiuli, Amdi Lala, Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo, Daniele Zoccola, Salvatore De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gianfranco Madia, Valentina Terracciano, Raffaele Iorio, Ferdinando Liguori, Felice De Martino, Aldo Mazzotta, Giulio Giaccio, Tina Motoc, Michele Fazio, Carmela Benvegna, Stefano Ciaramella, Antonio Della Bona, Maria Grazia Cutulli, Federico Del Prete, Torquato Ciriaco, Usan Balicci, Antonio Petto, Giuseppe Francese, Francesco Santaniello, Stella Costa, Fabio Perissinotto,
Domenico Pacilio, Gaetano Marchitelli, Claudio Tagliatela, Paolino Avella, Michele Amico, Giuseppe Rovescio, Antonio Vario, Paolo Bagnato, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scherrillo, Matilde Sorrentino, Francesco Estatico, Fabio Neri, Massimiliano Carbone, Antonio Landieri, Francesco Graziano, Antonio Graziano, Antonio Maiorano, Attilio Manca, Giuseppe Femia, Francesco Rossi, Attilio Romanò, Francesco Fortugno, Giuseppe Riccio, Daniele Polimeni, Gianluca Congiusta, Pepe Tunevic, Emilio Albanese, Fortunato La Rosa, Salvatore Buglione, Daniele Del Core, Loris Di Roberto, Rodolfo Pacilio, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Politoskaya, Giuseppe D'Angelo, Luca Cottarelli, Enrico Amelio, Luigi Sica, Francesco Gatto, Umberto Improta, Giuseppe Vero Palumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico De Nittis, Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Noviello, Marco Pittoni, Raffaele Gargiulo, Raffaele Granata, Giuseppe Minopoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Samuel Quacu, Christopher Adams, Erika Fumi Beoa, Kwame Andy Julius Francis, Elagie Baba, Alex James, Francesco Alighieri, Gabriele Rossi, Antonio Ciardullo, Ernesto Fabozzi, Peppino Basile, Den Iermel Fernandez Moran, Domenico Gabriele, Petru Bilardenau, Gaetano Montanino, Nicola Nappo, Lea Garofalo, Antonio Ganciano, Salvatore Barbaro, Vittorio Maglione, Barbara Corbi, Nicola Zarpa, Fabrizio Cirolla, Francesco Maria Inzatari, Teresa Boncore, Angelo Vassallo, Gianluca Ciminiello, Carmine Cannillo, Francesco Ligorio, Rogelio Martinez Mercado, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Carlo Canavacciuolo, Maria Concetta Cacciola, Giuseppe Di Terlizzi, Tita Buccafusca, Edoardo Sforna, Andrea Nollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Nicola Cocò Campolongo, Domenico Petruzzelli, Vincenzo Ferrante, Roberto Mancini, Flori Mesuti, Mariano Bottari, Domenico Martimucci, Jenny Cesarano, Michael Giuseppe Russo, Luigi Galletta, Antonio Il Carol, Giovanna Paino, Silvio Miracchi, Ciro Colonna, Maria Tindamo, Berta Caraces, Luigi Luciani, Aurelio Luciani, Daphne Caurana Galizia, Caurana Galizia, Anna Rosa Tarantino, Bruno Iello, Jan Kuciak, Martina Kuznirova,
Amadou Balde, Aladige Cesai, Moussa Kandé, Ali Dembélé, Lassan Gulten, Anan Kause, Mous Tour, Laouen Adusk, Avuku Joseph, Ebere Ujiuna, Bafoudi Kamar, Aladige Cesai, Alassane Darboe, Eric Quarteng, Romanus Becche, Giumana Gire, Francesco Della Corte, Luc Nkuglula, Marielle Franco, Redouane B, Dirk Viersu, Maxime Sousigny, Moindo Kanzoga Obadi, Freddy Kambale Luindo, Peter Devry, Antimo Imperatore, Mumbere Ushindi Dorake, Martinez Zagò, Firdau El Giattari, Giovan Battista Cutolo, Francesco Pio Maimone, Angela Meraz. A loro e a tutte le vittime innocenti che ancora non conosciamo va la nostra memoria e il nostro impegno. Grazie, grazie a tutti voi presenti, grazie a questi oltre 500 familiari di vittime innocenti delle mafie, ai quali veramente vogliamo stringerci nel modo più forte, più cordiale che abbiamo. E il silenzio e la concentrazione di questa lettura credo che vi restituiscano davvero il grande affetto e l'accompagnamento che vogliamo continuare con voi. Ringrazio ancora il Conservatorio Santa Cecilia, il direttore maestro Franco Antonio Mirenzi e gli studenti Alessandro Giuliante, Francesco Papa, Toki Takashi e Fiorenzo Santoboni per averci accompagnato con questa musica che ci ha aiutato ancora di più a concentrarci su questi nomi che corrispondono a storie, a vite che noi stessi dobbiamo portare avanti. È un colpo d'occhio straordinario, ragazzi, il Circo Massimo è completamente pieno, siamo 100.000 persone. Grazie a tutte e a tutti, io lascerò tra un istante il microfono a Don Luigi per il suo intervento conclusivo. Questo applauso vorrei che fosse rivolto in particolare all'enorme lavoro che è stato fatto in questi mesi dal coordinamento di Libera Roma e dal coordinamento del Lazio e dalla Segreteria Nazionale di Libera. Non lo facciamo mai, ma è importante anche restituire a queste persone che hanno lavorato indefessamente in questi mesi la grandissimo risultato che abbiamo qui in piazza sotto i nostri occhi. Don Luigi, a te. Bisognerebbe dire a quelli che sono dietro il palco, molti sono politici trasversali, che devono stare qui e non a parlare lì, perché qui stiamo parlando i nomi delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa. Non nascondetevi lì dietro, venite qui davanti. Fermi! Qui non si fischia. Ora facciamo un minuto di silenzio per concentrarci, perché quei nomi sono la vita. Loro sono morti e noi dobbiamo essere persone più vive. Allora un momento di silenzio e nella nostra testa e nel nostro cuore le risentiamo. Io da questo palco sto vedendo ancora il corteo che sta arrivando. Siamo venuti tutti qui per i vostri cari che sono stati assassinati dalla violenza criminale mafiosa. Allora stiamo un minuto di silenzio. E quindi...
vadano in mezzo alla gente. E allora, cari amici e care amiche, dobbiamo veramente trasformare tutti insieme la memoria del passato in un'etica del presente, in un'etica della condivisione reale, quella vera, e della corresponsabilità. Due parole ci hanno accompagnato in questi 29 anni. Da saldarle sempre più forte insieme, memoria e impegno, perché non c'è memoria vera se non c'è un impegno, nella continuità, nella condivisione, nella corresponsabilità. Forza, dobbiamo raccogliere e custodire le loro memorie, le memorie dei vostri cari, dobbiamo sentirli qui dentro. Dobbiamo fare rinascere quelle memorie finite nell'oblio e trasformarle tutte in un pungolo, in una responsabilità. Dobbiamo liberare il passato dal velo delle verità nascoste o manipolate della memoria, ma anche prendere distanze dalla retorica della memoria, quella memoria che usa parole d'occasione per celebrare in morte ciò che ha dimenticato o omesso di difendere in vita. In questi tre giorni, il 19 eravamo a Casal di Principe a ricordare a 30 anni Don Peppino Diana. Che ci ricorda una cosa importante: la forza delle parole, perché lui era forte nelle parole, ma la forza delle sue parole di analisi, di denuncia, di chiamare per nome il male, perché il male bisogna chiamarlo per nome. Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Stidia, mafia foggiana, tutto. Il male si chiama per nome, non è qualcosa di generico. E lui usava le parole, ma soprattutto partiva dalla parola di Dio, che è una parola che ci invita non a fare bacetti alla Madonna, a tutti i santi, e poi finisce tutto lì, ma a sporcarci, come ci ricorda Papa Francesco, concretamente le mani, sporcarci le mani nei problemi sociali, per i diritti, per la libertà, per la pace, per la giustizia di tutti. Dobbiamo sporcarci le mani, se no diventano parole. E il nostro Don Peppino era una voce che predicava, che denunciava, che ammoniva, ma che era capace anche di sostenere. Insegnava a scuola, al liceo, ad Aversa, dove siamo stati pochi giorni fa, nella scuola dove lo attendevano in quel 19 marzo di 30 anni fa, e dove lui non è più arrivato, perché proprio in sacrestia della sua parrocchia lo hanno ucciso, lo hanno assassinato. Ma poveretti i criminali, hanno sbagliato tutto, perché l'hanno ucciso nel corpo ma non nello spirito. E sulla sua tomba c'è questa frase da
dalla parola di Dio, che dice: dal seme che muore nasce una messe nuova di giustizia e di pace. Eh sì, una messe nuova di giustizia e di pace, di cui tutti abbiamo bisogno. Allora, ho visto tanti sacerdoti qui. È bello tutto questo. E il nostro pensiero va a quanti in territori scomodi, difficili, ma non c'è territorio che non lo sia difficile, sono fortemente impegnati. Il dovere è sempre di far emergere le cose belle, importanti e positive. E il nostro Don Peppino sapeva uscire dalla sacristia ed era capace a scendere dall'altare per andare incontro alle persone, come dovremmo fare sempre tutti. Ma ieri abbiamo ancora una volta ricordato Ilaria Alpi e Miriam, l'operatore del TG3. Abbiamo ricordato due testimoni, due testimoni, due giornalisti al servizio della verità, due esempi di coerenza e di coraggio per chi oggi ha ancora l'ambizione di raccontare notizie di prima mano, non per sentito dire, non basandosi solo su qualche agenzia, con rispetto per chi lavora nelle agenzie, ma bisogna andare a toccare con mano, scrivere le parole giuste, non essere servitori di poteri economici e di testate al servizio degli interessi di qualcuno. Bisogna della verità. La verità è importante, fondamentale. Erano ammazzati. Allora forza. Custodiamo e rendiamo viva la memoria di tanti giornalisti uccisi proprio a causa di un'informazione che cercava la verità. La verità. Loro non la conosciamo, la verità, ma quello che emerge proprio è che stavano lavorando della loro inchiesta ed emergevano poteri forti, criminali, ma soprattutto il traffico delle armi. E allora, è un guaio questa modifica della legge 185. È un guaio! Una legge approvata nel 1990, firmata da tantissime associazioni. Ma vuole la politica ascoltare la base o non la vuole ascoltare? Era una legge con norme più stringenti per il mercato delle armi. Ora c'è la proposta in atto. Si cancella l'efficacia anche della relazione al Parlamento per avere trasparenza di dove va questo flusso, gli investimenti. C'è la modifica per fare più in fretta. Si faccia più in fretta altre cose, non certo queste nella vita. Ma anche il conto sulle banche che finanziano il commercio delle armi. Non si può tacere, e offrono servizi a chi le vende, perché tutto questo rischia ancora una volta di favorire le lobby delle armi e i mercanti delle morti, di morte. Non è possibile accettare tutto questo. Oh, ci sono momenti della vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo morale, una responsabilità civile. Parlate, fate sentire la vostra voce, è in gioco la pace. Ma dobbiamo liberare il nostro paese, che dobbiamo amare il nostro paese. Vi prego, dobbiamo amare il nostro paese.
e dobbiamo impegnarci in questo atto di amore nel nostro paese. Ciao, vuoi venire qui con me? Oh, che carina. Abbiamo una responsabilità adesso con la bambina, che è qui, che meraviglia. Dobbiamo liberare il nostro paese dall'ingenuità e da una certa normalizzazione. Le mafie cambiano, si trasformano, corrono avanti, corrono molto velocemente avanti. Oggi affrontiamo mafie sempre più imprenditoriali, tecnologiche, transnazionali, e voi ne sapete qualche cosa. Vedo Caffiero De Rao. Caffiero De Rao, non preoccuparti del fango. Parla la tua vita. Parla quello che tu hai fatto in questi anni nella lotta proprio al male, alle mafie, a quei poteri, a quei poteri. Sappi che c'è tanta gente che vuole bene, che sono altri che devono farsi degli esami profondi di coscienza. Ecco, ma parliamo delle mafie, ripeto, sempre più imprenditoriali, tecnologiche, transnazionali. Oggi è una sfida enorme che richiede lucidità e capacità di innovare per leggere i loro cambiamenti. Ma attenzione, c'è il rischio che l'intelligenza artificiale si trasformi in intelligenza criminale, perché loro sanno usare e sono più veloci di tanti di noi nell'utilizzare i nuovi strumenti. E c'è il rischio che i conflitti fra gli stati favoriscono le alleanze fra le mafie. E allora dobbiamo mettere testa. Ma siamo anche molto preoccupati dei cambiamenti normativi che favoriscono la corruzione, che hanno depotenziato il servizio che tu porti avanti. Ma perché doveva essere depotenziato il servizio? Abbiamo bisogno che su questi temi ci sia chiarezza, si potenzino i servizi, si valorizzi chi sta lavorando, si diano maggiori strumenti alle forze di polizia, a quegli organismi che sono fortemente impegnati, a cui va stima, affetto e riconoscenza. Perché stiamo assistendo a modifiche normative che rischiano di indebolire i presidi di sorveglianza e di indipendenza che rendono più efficace la lotta alla corruzione. Questo è il punto, l'avete capito? Le reti corruttive nel nostro paese, attenzione, prosperano nella legalità utilizzando quella soglia tra legale e illegale, che sono ormai abili a sfruttare a proprio vantaggio con strumenti a norma di legge. Allora capite questa trappola com'è? Ma è una trappola, e noi siamo sinceramente preoccupati. Ma forza amici, finché non ci sarà una maggiore, ho detto una maggiore, presa di coscienza collettiva delle ricadute della peste mafiosa, ho detto peste mafiosa, e della peste corruttiva, finché non c'è una presa di coscienza maggiore sulle vite di tutti, il contrasto alle mafie non riuscirà a estirpare il male alla radice. Nonostante lo sforzo mirevole, lo ripeto, delle forze di polizia, di molte prefetture, di magistratura, di alcune istituzioni, e nonostante il coraggio di singoli cittadini
che si sono ribellati al potere delle organizzazioni mafiose, a quegli imprenditori, a quei commercianti, a quei cittadini che hanno trovato la forza di denunciare, di metterci la faccia, di rischiare, giunga un fortissimo da questo luogo abbraccio, abbraccio anche a voi per il vostro impegno e il vostro coraggio. Ma voi lo sapete molto bene e dobbiamo ancora una volta ripetercelo, che non basta tagliare la mala erba in superficie, questo impegno viene fatto. Bisogna estirpare il male alla radice e per estirpare il male alla radice è importante la cultura, la scuola, ragazzi, l'impegno che i vostri professori, insegnanti, maestri vi aiutano in questi percorsi. A loro va tanta gratitudine. Voletevi un sacco di bene, perché non lo fanno solo perché è la loro professione, lo fanno perché c'è dentro di loro una vocazione, perché vi vogliono bene, vi vogliono bene. E allora noi dobbiamo lottare per estirpare il male alla radice e la sfida è culturale, educativa, sociale. Ma l'abbiamo già detto e siamo costretti a ripeterlo, che quando vediamo delle grandi operazioni di tanti arresti e un lavoro di inchiesta, di ricerca, di indagini profonde, a fianco della gratitudine per chi sta facendo tutto questo, non possiamo dimenticare che l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nei codici genetici dei mafiosi, parlo di boss, ci sta un imperativo: rigenerarsi. Allora tocca a noi rigenerarci. Dove sono questi milioni di italiani, professionisti moltissimi della lamentela? Dove sono? 18 milioni non vanno a votare. Lo so che possiamo essere scoraggiati, che abbiamo avuto anche cattivi esempi, però è un diritto, un dovere quel voto. E lo dico in modo trasversale. È un bisogno della nostra Repubblica, della democrazia. Ma c'è una ricerca fatta all'interno della Chiesa, di quelli che vanno a messa alla domenica, e il dato che esce sconcertante, che la metà di quelli che frequentano, e lo dico con grande rispetto, vi prego, hanno dichiarato da questa ricerca, pubblicata tra l'altro su una rivista importante nel mondo della Chiesa, dichiarano di non credere più nella politica e in queste politiche. Non è possibile, non è possibile. Bisogna invece investirci, bisogna fare la nostra parte, dobbiamo unire le nostre forze, se no vince il male. Allora dobbiamo liberarci anche dall'indifferenza e dalla superficialità. Oh, le mafie non godono soltanto di un sostegno attivo, ma anche godono di un sostegno passivo. Il sostegno di chi non partecipa attivamente ai crimini, ma neppure li contrasta. Sono troppi quelli che le rafforzano, le mafie, con il solo fatto di non schierarsi. Sono troppi i neutrali, sono troppi quelli che delegano ad altri. No! E allora aveva ragione Martin Luther King quando parlò a milioni di persone per i diritti del suo popolo. E Martin Luther King aveva detto allora, e noi lo ripetiamo qui, può darsi, lo diciamo a quanti in TV ci ascoltano,
Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo sarete se non farete nulla per cambiarla. Siamo chiamati tutti a fare la nostra parte. Ragazzi e ragazze, ma non solo a voi, ma non solo a voi. Dobbiamo liberarci dalle dipendenze. Oggi si respira una pericolosa tendenza a credere che con le droghe si possa convivere. No, con le droghe non si deve convivere. Allora io sogno, e lasciatemi continuare a sognare. Il prossimo anno il gruppo Abele, di cui io faccio parte, compie 60 anni. Libera ne compierà 30 e io, se volete, ne compierò 80. No. E beh, battere le mani per uno che compie gli anni. Oh. Allora c'è un sogno. Una società, il mio sogno che vorrei condividerlo con voi, di una società non della convivenza, ma della indipendenza dalle droghe e da tutte le altre forme che creano assuefazione, a cominciare dal gioco d'azzardo. L'Italia è il quarto paese nel mondo, il primo in Europa. L'anno scorso i dati ufficiali ci parlano di un giro di 136 miliardi, ma nelle casse del nostro Stato 11 miliardi. E voi sapete che il gioco d'azzardo è uno dei principali canali di riciclaggio del denaro sporco. Le mafie hanno con il gioco da fare, sia quello legale, ma non normato, i loro giochi, i loro interessi. Ma quando parliamo di dipendenze, parliamo anche della sofferenza, della fragilità di chi vive le dipendenze dal cibo, le anoressie, le bulimie, ma anche oggi la dipendenza dal web che crea delle patologie. Allora ci sia una lettura seria su tutte le forme di dipendenza. L'abuso delle sostanze alcoliche. Non basta mettere sulle sigarette nuoce alla salute e mettere la fotografia di uno con l'ossigeno. Però si penalizza sempre gli altri. Ci sia una lettura e soprattutto non basta però dire no alle droghe. Preoccupiamoci piuttosto insieme con voi giovani a capire a che cosa vogliamo insieme dire sì. Dobbiamo dire sì, dobbiamo insieme trovare di sì. Allora c'è bisogno di costruire insieme prospettive di senso, di impegno, per non avere bisogno del falso aiuto delle sostanze, perché tutto questo viene perché ci saranno dei meccanismi, dei vuoti, delle cause. Noi non possiamo sempre occuparci dei sintomi, dobbiamo ritornare anche lì alla radice. Ma ancora dobbiamo liberarci dagli idoli. La legalità mette radici solo in terre fertili di responsabilità. Aveva ragione un grande Presidente della Repubblica. A voi giovani, andate a chattare, a conoscere il suo volto, la sua storia, i prezzi con la vita che ha pagato. Sandro Pertini, quando Sandro Pertini disse un giorno queste parole molto semplici, ma così efficaci, quando Sandro Pertini ha detto
per combattere la mafia c'è solo da rispettare fino in fondo la Costituzione. Dobbiamo rispettarla fino in fondo! Fino in fondo la nostra Costituzione! Ma dobbiamo respingere anche una certa visione dell'antimafia. Che ne ha fatto un marchio di successo? Non è il lavoro della Commissione Antimafia che sta facendo un lavoro, ma sono nate tante realtà che si riempiono la bocca di essere l'antimafia. E non lo dice Luigi Ciotti, ma c'è un rapporto ufficiale degli organismi dello Stato, in modo documentato e serio, che dicono questo. È un marchio sfruttato persino dagli stessi mafiosi per trasformarsi magicamente in paladini della legalità. Allora noi non dobbiamo lasciarci abbindolare da un'antimafia sterile, molle, permeabile, quella agli interessi criminali o di realtà che vogliono misurarsi, ma ci vuole veramente più forza, scendere più in profondità. Ma dobbiamo liberarci anche dalle semplificazioni. Allora per un istante, vi prego, pensiamo al tema della criminalità minorile. Voi cari familiari, voi lo sapevate tutti, voi avete aperto il corteo, ma subito dopo di voi c'erano i ragazzi di Amunì, i ragazzi dell'area penale minorile, accompagnati, e da 14 anni che c'è questa collaborazione col Ministero di Giustizia, il settore minorile. Sono loro che dietro le vostre spalle vi hanno accompagnato. Sono qui, con le loro magliette, la loro passione. Hanno sbagliato, devono rendere conto, ma devono trovare una luce, devono poter fare delle esperienze, vivere degli incontri, delle relazioni nuove, uscire da quel familismo mafioso per quanti arrivano da quelle famiglie. Sono qui con noi, capite com'è importante tutto questo? Com'è importante? I nostri ragazzi, ma voi, io so che alcuni di voi che avete visto massacrare i vostri cari, alcuni di loro vanno loro nelle carceri, non è per tutti, ma sono loro che ci vanno. E qui c'è una signora che ha adottato, quando ha visto le condizioni di questo ragazzo e della sua compagna e del bambino piccolino che è nato, c'è una signora che gli hanno ammazzato il marito, che ha adottato questo ragazzo e la sua famiglia quando ha conosciuto la situazione. Voi testimoniate questo. Tocca a noi riflettere, ma anche a dirci che la repressione in certi casi, dei punti fermi, sono necessari, è inevitabile, ma deve andare di pari passo, anzi di più, con la prevenzione, l'educazione, l'offerta di strumenti e di opportunità. Dobbiamo inondare i territori di progetti di proposta. Non c'è solo qualche realtà in Italia che ha acceso le luci, ma di quelle realtà i margini ce ne sono veramente tante, che hanno gli stessi bisogni. E non che diventi solo qualche territorio, ben venga, da incoraggiare
è un esempio da allargare. Allora lasciatemi andare alla metà dell'Ottocento, quello che ha fatto Don Giovanni Bosco, perché a metà dell'Ottocento a Torino si parlava delle bande giovanili. E cosa ha fatto Don Bosco? Era convinto, attenzione, Don Bosco era convinto che il sistema repressivo, sono parole sue, poteva impedire un disordine, ma difficilmente poteva rendere migliori i giovani, lui li chiamava delinquenti. E lui parlava del sistema educativo, che crede nel potenziale dei ragazzi e delle ragazze, che crede nella loro capacità di cambiare. E invece, mi dispiace dirlo, è stata come provvedimento numero uno abbassata la punibilità nell'età per i minorenni, abbassata l'età per la punibilità. Non è questo il sistema. Il sistema è la prevenzione, è l'educazione, è sommergere quei territori di progetti, di proposte. A parte Nico, un gruppo di vostri compagni ha detto che Peppino Impastato non vogliono il suo nome per intitolare la loro scuola, perché Peppino Impastato per loro è divisivo. Sì, mi auguro tutti che diventiamo un po' divisivi, nel senso di sapere distinguere il bene dal male. Il bene dal male. Ma vi prego, non dobbiamo giudicare questi ragazzi. Non dobbiamo giudicare questi ragazzi. E a loro vorrei dire che il conflitto, inteso come confronto di idee, è qualcosa di sano, necessario per la democrazia del paese. E se alcune cose dividono, altre non possono che unire chiunque voglia sentirsi parte nella lotta all'illegalità, alla corruzione, alle mafie, alle povertà, alle disuguaglianze. Allora noi, più grandi, più che dare lezioni a questi ragazzi, ai giovani, come qualcuno vorrebbe in questo caso, è meglio che da questi ragazzi cerchiamo sempre di imparare qualcosa. Anche i loro dubbi, anche le loro fatiche, anche quelli che potrebbero essere i loro errori. Io ascoltandoli, siamo in tanti perché in tutte queste scuole siamo stati a preparare questo momento. Siamo stati, delle scuole sono usciti tutti questa mattina. E in questo momento in tante altre parti d'Italia sta avvenendo la stessa cosa. Allora impariamo dai nostri ragazzi, anche dai loro limiti, dai loro errori, dalle loro fatiche. Loro sono portatori di una freschezza, di una curiosità, di una passione. Ascoltiamoli. E ai ragazzi di Partinico vorrei dire forza. Mi piacerebbe anch'io incontrarvi, ma avete bravissima gente lì che vi può testimoniare tutto questo. Siete bravi, continuate a farvi delle domande, mentre in troppi tendono a dare per scontate tante cose. Ma è proprio il dubbio il motore del cambiamento. Lasciatevi raggiungere dal dubbio, lasciatevi raggiungere dallo stupore. E dal dubbio nascono la consapevolezza, la responsabilità e l'impegno. Grazie a voi ragazzi di Partinico, ripensateci, incontriamoci, ascoltate il fratello di Peppino Impastato, Giovanni Impastato, e così scoprirete chi era veramente Peppino.
Vorrei usare le parole del Presidente della Repubblica. Il Presidente Sergio Mattarella, dopo i fatti di Pisa, parole di una profondità. Grazie Presidente. Fermi un attimo, fai dopo il Presidente. Parole sue. L'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Occhio, lo Stato ha l'esclusiva dell'uso della forza per contrastare il crimine, ma questa prerogativa va usata sempre per tutelare i diritti dei cittadini, non contro di essi. Questo è l'intervento del nostro Presidente della Repubblica e io mi permetto di aggiungere cari ragazzi, vorrei condividere con voi che gli errori di alcuni non possono farci dimenticare la dedizione e il coraggio di tutti gli altri. Attenzione, ragazzi, qui su questa piazza ci sono dei papà, delle mamme, delle mogli, dei figli, dei parenti, di tanti agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, vigili locali che hanno perso la vita, che hanno perso la vita. Allora abbiamo il dovere sempre di distinguere per non confondere. Vi prego, io ho letto una lettera di una ragazza di Pisa, andata a leggerla, fatela girare, meravigliosa, che spiegava il senso di essere lì in quel momento. Era un loro urlo rispetto alla violenza, alle guerre, ai conflitti, quello che sta succedendo sulla faccia del pianeta. Un urlo di una ragazza giovane che poi ha scritto una lettera per spiegare le motivazioni. Allora dobbiamo cogliere anche tutto questo e farlo nostro. Vi prego, qui ci sono i familiari che hanno perso tante di queste persone a cui noi siamo grati. Ma dobbiamo anche liberarci dalle ingiustizie e dalle disuguaglianze. Oh, non si può ignorare lo scandalo delle disuguaglianze che attanagliano il nostro paese. A questo scandalo non si può rispondere attraverso strategie differenziate. L'autonomia non può essere differenziata, perché la libertà è un bene comune, i diritti sono beni comuni. È il diritto al lavoro, alla casa, allo studio, all'assistenza sanitaria, deve essere garantita a tutti nello stesso modo. Vi prego, allo stesso modo. Vorrei abbracciare un sindaco. Abbiamo sentito avviso pubblico. Qui ci sono molti amministratori. Grazie per il servizio che voi fate per il bene comune. Questo vostro impegno per una politica impastata di eticità. Ma ne cito uno, un galantuomo che ha lottato sempre contro le mafie, che non ha mai mandato dire, è il sindaco di Bari. De Caro, è il sindaco di Bari, è il sindaco di Bari. Occhio alle speculazioni, perché c'è sempre chi deve speculare.
c'è sempre chi deve approfittare, c'è sempre chi deve accavalcare. Tocca a noi difendere gli onesti, da quel piccolo commerciante a quel cittadino, vi prego. Ma Papa Francesco, fermali. Vorrei parlare delle donne, per un istante delle donne. Ragazzi, le donne sono grandi protagoniste sulla faccia della terra. Sono loro quelle che hanno iniziato certe manifestazioni per l'ambiente, contro le dittature, contro quelle violenze criminali. È anche vero, e lo trovate nel Vangelo, qualunque sia il vostro riferimento, che c'erano dei begli apostoli che hanno seguito Gesù dappertutto, che hanno visto i suoi miracoli, che hanno ascoltato le sue parole, ma nell'ora più difficile se la sono data a gambe e ai piedi della croce c'erano solo le donne. Le donne, le donne, le donne oggi si stanno ribellando, alcune di loro alle mafie, alla mafia che ha confiscato anche la loro vita e dei loro figli. Chiedono una mano, non sono collaboratrici, che c'è già un percorso. Noi verifichiamo con le questure, con i carabinieri, con i magistrati, quando ci dicono sì, sono di famiglie mafiose, sono cresciuti in quella cultura, subcultura, ma si ribellano, non vogliono che i loro figli debbano finire o in carcere o sotto la terra. Vogliono liberarsi da questa cappa e sono ormai decine. È un progetto che è partito tanti anni fa dalla Calabria con un sacerdote di nome Don Nitolo Calabrò, un santo, non dimenticatelo. È stato poi ripreso da un magistrato Reggio Calabria, oggi a Catania, il dottor Di Bella, da altri magistrati, e noi come Libera, come associazioni, perché Libera è un'associazione di associazioni. Li accogliamo in grande silenzio. C'è bisogno di una legge per tutelarle. Non vogliono soldi, vogliono andare a guadagnarsi loro la pagnotta a lavorare, ma oggi non possono perché vengono rintracciate. E voi ricordate che alcune di loro che avevano fatto questo in passato li hanno poi ritrovate, e alcune con nomi e cognomi che ben conosciamo le hanno ammazzate. Noi non possiamo permettere più questo. Allora grazie alla commissione che sta dando da fare. E vi prego, tutte le forze politiche, su certi passaggi come questi, guai giocare sulla pelle. Bisogna, su alcuni passaggi fondamentali in cui c'è il gioco la vita della gente, votare, votare in fretta, votare con urgenza, insieme, insieme, per piacere. Guai se vi dividete su questo. Se lo fate, fatevi l'esame di coscienza, e soprattutto Libera è disposto a collaborare con tutti se vivono la dimensione etica nel loro impegno, se lo fanno come servizio per il bene comune e se fanno le leggi giuste. E sia chiaro che se non vengono fatte le leggi giuste, noi per primi l'abbiamo fatto sempre, mai abbiamo fatto sconti quando giunte diverse, governi diversi, quando non hanno fatto quello che dovevano fare, non abbiamo mai mandato a dire. Non ce lo possiamo permettere, non dobbiamo permettercelo. Disposti a collaborare fino in fondo. E su questi punti, vi prego, si trovi veramente una corsia preferenziale. C'è in gioco la vita di tante persone.
vedendo Papa Francesco, mi ha detto: senti, io voglio darvi una mano, voglio mandare un messaggio, mi piacerebbe incontrarle, queste donne e i loro bambini. E allora il 7 ottobre, al palazzo, al portone di bronzo, il gran segreto per evitare che lì si trovassero anche i mafiosi che le vanno a cercare disperatamente, non li stiamo nascondendo. E questo progetto è stato sostenuto in questi anni, vi devo dire che tutti i ministri l'avevano firmato in passato, ma non hanno fatto più niente, ma tutti l'avevano firmato. L'unica realtà che ha sostenuto tutti questi progetti è stata la Conferenza Episcopale Italiana. Non dimenticatelo, per piacere. Non dimenticatevi anche questo. Oggi attraverso la Caritas. Ma non è giusto. Perché è necessario che si uniscono le forze per liberare di più queste situazioni. Ma vi voglio dire le parole che il Papa ha detto a loro. Le parole di Papa Francesco a queste donne. Vi leggo quello che gli ha detto. Voi, care signore, siete nate e cresciute in contesti inquinati dalla criminalità mafiosa e avete deciso di uscirne. Benedico questa vostra scelta e vi incoraggio ad andare avanti. Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento. È normale, non siete sole, continuate a lottare. Papa Francesco, facciamolo anche noi, facciamo sentire queste donne che devono nascondersi, alcune di loro su questa piazza, che noi lotteremo per loro, ma non posso lasciarci senza ricordare un grande, un santo, lasciatemi, Don Tonino Bello, che diceva che dobbiamo essere malati, ho detto malati di pace. Sì, auguro anch'io, dobbiamo diventare malati di pace. La malattia della pace è davvero una patologia dalla quale non bisogna mai guarire da questa patologia, perché è una malattia che ci rende più umani. La malattia per la pace è passione per la vita, della vita come bene comune e della vita come unità della diversità. Diffidiamo delle coscienze pacificate sedute sulle loro certezze. E per non stare seduti sulle certezze, non posso non dire, con la mia coscienza, i migranti sono la coscienza sporca di un Occidente che volge la testa dall'altra parte, un Occidente che ha tradito la sua tradizione di civiltà, di conoscenza, di libertà e di diritti. E di diritti. E allora noi stiamo per lasciarci, ma noi non possiamo che rivolgere alla città di Roma. Siamo qui per dire che anche dal lutto, dal dolore che voi portate, può nascere la speranza. Oggi è il primo giorno di primavera, 21 marzo, è la giornata mondiale contro il razzismo, non dimentichiamo, è anche la giornata mondiale dei boschi, delle piante, l'ambiente. Per noi l'abbiamo scelto il primo giorno di primavera per il suo valore simbolico e di rinascita, ma era primavera, e mi rivolgo al sindaco che rappresenti tutta la città, era primavera, anche in quel marzo, nel 1944, alla vigilia della liberazione di Roma
dal nazifascismo, dal nazifascismo. È un grande regista, Roberto Rossellini, realizzò un film, Roma, città aperta, con dei grandi attori, tra cui Anna Magnani, protagonista. Anche l'Italia di oggi è un paese che deve essere ancora in gran parte liberato dall'oppressione del crimine organizzato e da tutti quei poteri corrotti che lo alimentano, cominciando dalla massoneria deviata che l'ha trovata e come la trovate. Ma Anna Magnani nel film chi ha interpretato? Ha interpretato una madre di 5 figli che attendeva il 6° figlio che era al 7° mese e questa donna che aveva sposato una bella storia d'amore, suo marito Girolamo, il suo nome è Teresa Talotta Ingullace, nata in Calabria, a Cittanova, provincia di Reggio Calabria. Ecco l'Italia, una calabrese diventata a Roma il simbolo di quella resistenza, di quell'impegno per la nostra liberazione. E domenica ricorderemo 80 anni, 350 persone ammazzate, le fosse ardeatine. Al sindaco di Cittanova, Reggio Calabria, alla sua gente e al sindaco di Roma, merita la città di il gemellaggio Calabria lì e Roma capitale. Roma città aperta ieri, Roma città libera da tutte queste situazioni. Allora non dobbiamo, allora vi leggo le parole nel film, guardate le parole del film, tra lei col pancione mentre il camion porta via il marito, Girolamo corre dietro, ma prima di lasciarsi aveva detto queste parole: il marito dice non dobbiamo avere paura né oggi né in avvenire, perché siamo nel giusto, nella via giusta. Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo e lo vedremo un mondo migliore e soprattutto lo vedranno i nostri figli. Per questo non deve avere paura. Sono le parole che lui dice a lei. E poi lei corre ancora dietro il camion per dargli tanto amore, ma un soldato lo uccide. Allora forza, ricordiamo tutto questo e portiamoci veramente tutto questo con più forza questa sera dentro il nostro cuore, non dimenticando tanti volti, tante altre storie che ci devono sempre fortemente accompagnare. E allora penso un attimo a questo bisogno di verità per Mario Pacciolla, per Giulio Regeni, per Randy Rocchelli,
per l'ambasciatore italiano Attanasio Luca, con il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci in Congo. Penso anche a loro, perché anche le loro famiglie, il loro dolore è presente qui. E allora ragazzi e ragazze, tutti i familiari, tutti voi, chi ama l'Italia la vuole libera. Siamo sulla strada giusta anche noi, la strada della verità, della giustizia, dell'inclusione, della dignità per tutti e per tutte. Vogliamo un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione, dalle ingiustizie, ma soprattutto libera di accogliere chi arriva da lontano, di educare chi rischia di sbagliare, di curare chi sta male, di parlare di pace, di coltivare speranza. Sogniamo tutte le nostre città, città libere, un paese libero con cittadini liberi, liberi perché responsabili, liberi perché fanno un uso coraggioso della propria libertà. Arrivederci a tutti, arrivederci a tutti. Grazie Don Luigi per la ricchezza di questo intervento conclusivo che ci lascia mille spunti per il nostro lavoro quotidiano. Vorrei dire ai familiari che il vostro ingresso ora per andare verso il pranzo è da questa parte, come sempre la GESCI vi accompagna, un ringraziamento speciale ai giovani della GESCI che accompagnano ogni anno i familiari, per cui i familiari da questa parte in modo tale che possiate recarvi lì dove ci sono quei gazebo bianchi, dove l'Istituto Alberghiero Artusi, che ringraziamo, ha preparato il pranzo. Molti saranno in partenza, altri invece si fermano perché oggi pomeriggio ci sono 12 seminari più un laboratorio teatrale e una proiezione, e il nostro modo per continuare a dire 21 marzo, il nostro modo per approfondire anche alcuni dei temi che stavano dentro l'intervento conclusivo di Don Luigi. Voglio ringraziare anche coloro che ci hanno accompagnato traducendo tutta la lettura e tutti i nostri interventi nella lingua dei segni, con ciò consentendo anche a molte più persone di seguirci e poi di recuperare il video per chi non l'ha potuto fare in diretta, quindi un grazie speciale anche agli interpreti che ogni anno sono messi a dura prova da noi e dai nostri discorsi e dalle nostre letture. Grazie a tutti, viva Roma, città libera, arrivederci al prossimo